per avere più desiderio, partendo dall'energia individuale per arrivare al desiderio di giocare insieme in attacco e in difesa. Queste due partite sono state, penso, belle da vedere, sono state, penso, belle da vivere a questo meraviglioso. Che voglio dire tre cose, tre punti come piace a me per essere chiarito. Uno, nella mia, visto che ho 52 anni, ho iniziato a allenare a 16 anni, sono 36 anni che alleno, non ho mai guardato la categoria, ho sempre guardato il club, la qualità del club e la qualità di portare avanti delle idee di sport. E penso che sempre ho voluto scegliere delle situazioni dove come allenatore portavo delle idee e non venivo scelto per fare l'allenatore della prima squadra che faceva il cambio che poi si rivelava giusto o sbagliato. Quindi questo è un punto oggettivo perché parlano 36 anni. Seconda cosa, ho letto ormai da mesi che chi si occupa del futuro, ok, che non ho mai avuto l'occasione, il piacere di conoscere, che mai si è presentato a me, che hanno scelto già programmi, hanno fatto riunioni, hanno scelto responsabili del settore giovanile. Io ho dedicato una vita al settore giovanile. Credo che se qualcuno fosse stato interessato a me come professionista e come persona, mi avrebbe contattato da quando gennaio, febbraio si è capito che questa società era avviata a chiudersi. Nessuno lo ha fatto. Terza cosa, l'altro giorno io ho parlato di emozione, ho messo il cuore, come sempre faccio, davanti a tutti e poi ho ricevuto contatti e ho letto strategiche dichiarazioni. Questo mi è sembrato un opportunismo politico che mi offende come persona e voglio dire che quando tutto questo risultato io ho avuto l'onere e l'onore di guidarlo, ma da solo non potevo fare niente. E da solo non parlo solo dello staff tecnico, parlo delle persone che quando abbiamo perso a Cremona abbiamo lavorato parlando tutti insieme, quando abbiamo perso la prima partita in casa di playoff contro Reggio Emilia ci siamo stretti tutti insieme. Io adesso sono
la persona ovviamente più pubblica, ma io credo che i contatti, le persone non devono arrivare con opportunismo dopo la prima vittoria in finale, ma io ricordo con amore, con affetto, perché io ho messo qua il cuore, e con le emozioni di una persona non si può scherzare, non si fa bieca politica. Io ho fatto qualcosa per la polis, forse ho fatto qualcosa di politica insieme a tutte le persone che mi hanno aiutato. Ci tengo a dirlo perché credo che il rispetto come persona e il rispetto soprattutto di tutta questa gente è giusto che tutti sappiano. Ho giocato una partita di ben altro tenore agonistico rispetto a quella di due giorni fa, questo non è bastato ad abbinare a un diverso atteggiamento difensivo, altrettanta lucidità in attacco. Chiaramente abbiamo trovato l'area intasata da raddoppi, rotazioni, e questo ci ha dato la possibilità di muovere la palla e costruire buoni tiri che non siamo riusciti a segnare con adeguata continuità. La partita è vissuta bene o male su un equilibrio che non siamo riusciti a mantenere, soprattutto a inizio di terzo periodo, perdendo un pochino la scia dei nostri avversari. E come detto, queste sono partite che si giocano e si decidono su dettagli, su particolari, e sicuramente Siena è stata più brava di noi nei momenti chiave a trovare canestri che ci hanno impedito di poter rimanere a contatto fino alla fine. E adesso ci spostiamo a Milano con l'ulteriore consapevolezza delle difficoltà che possiamo trovare dal punto di vista tecnico di fronte a un avversario così preparato, e anche dal punto di vista del valore, del peso che può avere il fattore campo giocando in questa cornice, che sicuramente riesce a dare quella spinta in più che anche stasera credo sia servita ai nostri avversari per trovare spesso giocate che poi sono risultate decisive. Ma più che la soddisfazione personale, io penso fosse in quel momento anche la necessità o la volontà di provare a aiutare la squadra, sicuramente non nel modo più giusto, nel modo corretto, però c'era l'esigenza anche di replicare agli avversari con uno scarto, una differenza che ci costringeva a trovare magari su giocate individuali, ma concordo sul fatto che l'ideale sarebbe sempre avere una costruzione di gioco, che però è utopistico ottenere quando si gioca partite di questa intensità e di questo livello, soprattutto, come detto, quando arrivi nel finale e vedi e senti l'esigenza di colmare il gap nel minor tempo possibile. Non so, lei ha notato tutti i dettagli che io non ho avuto modo di percepire perché ero andato a salutare gli arbitri. È chiaro che ancora a meno 5 c'era la possibilità di tornare a ridosso dei nostri avversari, quindi se ho avuto un gesto di disappunto, credo che di averlo avuto anche in altre circostanze. Non abbiamo giocato la partita perfetta, quella può non essere stata la giocata perfetta, però come si sa, come detto, in quei frangenti arrivi in chiusura di partita, era complicato. Poi sul fatto che non si sia unito alla squadra per il saluto di fine partita, come detto, non lo so. Chiaro che usciamo da queste due da questa trasferta con due sconfitte che ci devono dare indicazioni, ma non devono sicuramente muovere la nostra concentrazione dall'obiettivo, che è quello di rimanere molto molto attenti e precisi su quello che dobbiamo fare. Stasera, penso più che nelle serate precedenti, abbiamo avuto difficoltà a contenere le iniziative di uno contro uno. Questo ha innescato degli aiuti non necessari che, a fronte di un adeguato contenimento dell'uno contro uno, non avrebbero generato quelle opportunità. Io penso il minutaggio di Melli sia in perfetta sintonia su quello che è stato il suo impiego nell'arco della stagione. Quindi non è passato dalla gara 3 a gara 4. Beh, gara 3, come detto, è stata frutta di un suo inizio partita molto complicato. Io ho delle alternative. Bisogna convincersi del fatto che questa è una squadra che, come tutte, soprattutto quando arrivi a questo livello, hai delle possibilità, delle varianti che puoi decidere di utilizzare o meno. A mio giudizio, in gara 3 il suo inizio era stato poco promettente. Quando
ho scelto alternative, ho ritenuto opportuno cavalcarle, mentre stasera il suo contributo, anche se non è stato in termini statistici, a livello offensivo, produttivo, perché poi guardando i numeri uno vede magari l'uno su cinque a tre punti e può pensare che non sia stato giocatore d'impatto, ma dobbiamo riconoscere che difensivamente ci ha permesso di rimanere sul piano grazie alla sua attenzione e alla sua dedizione. Non mi sento tradito. O di non pensarci in quel senso, ora l'attenzione ovviamente è tutta concentrata su una serie estremamente equilibrata, lo dicono il numero delle vittorie, lo dice il campo, questo deve esulare da ogni tipo di considerazione che investe più la sfera emotiva che non quella prettamente cestistica. Quindi questo è il momento nel quale dobbiamo assolutamente dedicare tutte le attenzioni a questo. La percezione è quella che la particolarità di questa condizione stia generando in tutti la necessità di produrre un ulteriore sforzo, un extra sforzo che permetta alla squadra, al pubblico, a tutti di contribuire a quello che è un rendimento straordinario, ma credo in linea, come detto, con una stagione vissuta a questi livelli. Quindi metto da parte questi aspetti e mi concentro sulla prossima partita. Il resto, come detto, sono cose che investono un'altra sfera che non è quella prettamente tecnica. Biggest game for us, we have a great group of guys that it's a pleasure to come and play every day. We play so unselfish on offense and defense, and I think you saw that tonight, and now it's a best of three, and we're excited. We're not done yet. Sì, è stata una bellissima partita, poi è un piacere poter giocare con questo gruppo di giocatori perché c'è un completo altruismo sia in attacco che in difesa, quindi lo abbiamo dimostrato stasera e fa piacere poter andare avanti così perché ancora non abbiamo finito il nostro lavoro. Tough game. Obviously Milan, very good team. Crowd was incredible. Great atmosphere. Jeff was perfect from the field. I don't know if you noticed. He was 4-4 from the field. Incredible. And now we go back to Milan and anything can happen. We just have to believe. And if Jeff can stay perfect, that would be great. Bellissima partita, bellissimo tifo e bellissima atmosfera. Non so se avete notato che Jeff ha fatto 4 su 4 dal campo, quindi è stato praticamente perfetto, così come tutta la squadra. Adesso andiamo a Milano e qualsiasi cosa può succedere, sicuramente è bello poter andare a giocare là e speriamo che anche Jeff continui a essere perfetto dal campo. Well, it's obviously a pleasure to play here. It's a wonderful environment. When you get to my age, you start to realize that these are the things you're going to really remember in this environment, these games, and it's important that we enjoy these games here in the arena. And obviously if you're going to enjoy them, we got to play as hard as we can and give it everything we've got, but it really is a special environment here in Siena. Sì, ce ne rendiamo conto, è bellissimo giocare qui, è un'atmosfera veramente speciale, quindi per noi, ecco, quando si arriva specialmente alla mia età, sono queste le cose che poi ti ricordi e ti porti dietro. Oltre alle partite ovviamente, però è l'atmosfera che si crea e è bellissimo appunto poter tornare qui perché poi ci dà la carica per giocare meglio in campo. Yeah, I just think that the fans are great, as Spencer said, it's almost as if they're a sixth man on the court for us and they transfer their energy to us, and it's really a serious home court advantage that we have here. Sì, come ha detto Jeff, è un ambiente speciale, quindi per noi è come se fosse il sesto uomo in campo. Tutto questo tifo ci trasmette tanta energia e ci permette di andare avanti. Anything, or do you want me to say? No, obviously, like Jeff said, we've got a bunch of unselfish guys that just want to win under the current circumstances of everything going on. It's really impressive how everyone has come together and just fought and just played. Just to be playing, just to be fighting to compete for a championship. And then you throw in the incredible fan support and for sure, it's a family type feeling on the team. And to be honest with you,
when we come to the games and we see the same people sitting in the same seats, you know, it's a great opportunity and a great environment. Sì, diciamo ci si avvicina molto al concetto di famiglia, poi ecco, ho notato che tutti quanti stanno seduti agli soliti posti, quindi per noi è qualcosa di speciale anche questo. Poi è un gruppo di ragazzi che sono molto altruisti, si vede benissimo in campo e questo ci dà maggiore spinta. In più il pubblico ci carica al massimo, ci fa lottare nonostante tutte le circostanze che stanno accadendo, quindi è veramente qualcosa di unico. Another great game for us, playing at home in front of our fans. I think it definitely brings out some extra energy for us, playing in front of this crowd. And, you know, we got to be able to do it on the road if we're going to win this series. So that's the goal. Go to Milan, keep this energy, keep playing with heart, passion, and play hard every possession. Sì, è stata una bellissima partita e il pubblico, questo ecco, l'ambiente ci ha spinto tantissimo a dare molta più energia. Speriamo di poterlo ripetere anche a Milano perché questo è l'obiettivo. Vogliamo andare a vincere là se vogliamo portare a casa lo scudetto e dobbiamo giocare oltre con questa energia anche con cuore e passione. Think it's just taking pride in playing here for Siena. And then obviously coach gives me some responsibility. To go out, make plays. It's difficult when they deny Marquez the ball, deny our point guards the ball, so somebody else has to be able to bring the ball up, and that's been one of the main benefits for me, being more involved in offense, and then defensively, it's, like you said, it's just a mindset. Go out every night and try to do my best on their guards. They have great guards, so if you don't put in effort, they're going to kill you. So we got to keep doing that every time. Sì, è tutta una questione soprattutto di orgoglio di giocare con questa maglia e di rappresentare Siena in campo. In più il coach mi ha dato delle responsabilità in più perché Milano ci nega, diciamo, ai nostri playmaker il gioco, quindi se non c'è nessun altro a portare palla tra Heinz e Grinch devo essere io a chiamare schemi e a mettere un po' più di energia in campo. In difesa la stessa cosa, hanno delle guardie fortissime che se lasci libere ti possono spezzare la partita, quindi si tratta solamente di portare sempre il proprio contributo sia in attacco che in difesa. I mean, as a player, that's the goal. I mean, you want to put yourself in a position with a team where you can make those steps every year. So when I decided to come here last year, it was, okay, you're going to go there, improve. And this year, I chose to go somewhere else to start the season because things were a little different. But when I had the opportunity to come back, it was a no-brainer for me. This is where I wanted to be. I knew, you know, the system, the coach, I knew I can continue to improve in the system. So that was the biggest thing. And, you know, playing for Coach Crespi, like I said earlier, the responsibility that he has given me has really helped me progress each day. Last thing, what does it mean for you to do this stuff, something like that at the end of the game? For the city. You know, these fans, they've been through some great times. It's a very difficult situation, everybody knows. And, you know, we try to go out and play for them every night now. That's what we got to do. Quando sono arrivato a Siena l'anno scorso il mio intento era proprio quello di migliorare perché conoscevo un po' la situazione in cui mi sarei trovato e quello era l'intento. Poi a fine stagione le cose sono cambiate e sono andata a giocare altrove. Ma appena ho avuto la possibilità di poter tornare non ci ho pensato due volte perché sapevo che qua è il posto dove voglio stare e dove posso migliorare ulteriormente. Il gesto di mostrare la maglietta è semplicemente perché voglio rappresentare la città, se lo merita Siena e se lo meritano i loro tifosi ed è sempre bello poter andare in campo e rappresentarli.